Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video e in questo video risponderò alle vostre domande. È un video che vi piace molto perché riusciamo a comunicare tra di noi e quindi ci saranno tantissime risposte. Scusate se non riesco a rispondere a tutti, ma siete davvero in tantissimi ogni volta, ad ogni video ask, siete sempre di più, grazie. E quindi mi scuso se non riuscirò a rispondere a tutte le vostre domande, ma dovete sapere che le leggo sempre tutte, sono sempre tutte bellissime, a volte si ripetono, quindi magari ne scelgo una tra tante. Però non vi preoccupate perché ci sarà spazio per tutti. Cosa aspettiamo? Iniziamo subito con la prima domanda. Angelica Natola mi chiede: se un giorno, speriamo che non succeda mai, il tuo ragazzo fosse geloso dei tuoi fan, che tu non abbia molto tempo per lui e soprattutto geloso dei tuoi fan maschi e lui ti chiedesse di scegliere tra lui e la tua carriera, cosa sceglieresti? E perché? Spero che questo non accada. Io ti amo e vorrei tanto incontrarti. Mi saluti con un bacio. Ciao Angelica, hai fatto una domandona molto articolata, spero di rispondere bene. Comunque, il mio ragazzo è molto geloso, però sa che questa cosa su YouTube, su Facebook, mi fa molto divertire. Faccio video per passione, non guadagno niente facendo video, stando su YouTube, quindi è per pura passione. Io quando avevo 13 anni ho iniziato a fare cover, 12 anni e mezzo più o meno, anche più piccolina. Ho iniziato a fare cover sul web, quindi questa cosa mi è piaciuta molto e di conseguenza ho voluto riaprire il canale su YouTube da qualche mesetto e per potermi appunto, tra virgolette, rilanciare in questo mondo del web. Quindi il mio ragazzo sa benissimo che questa cosa mi fa stare bene, mi diverte, ogni tanto collabora anche con me, come lo fa anche la mia famiglia, quindi diciamo che tutti sono al corrente di questo mio divertimento di stare su internet a fare video, quindi diciamo che non è un problema per nessuno per ora. Spero che non lo diventerà in futuro. Vicky Vattucci mi chiede: se un giorno tu e il tuo ragazzo avrete dei bambini, un maschio e una femmina, quali nomi gli daresti? Sei una grande, potresti salutarmi? Un bacino a te, Vicky. Allora, se avessi una bimba la chiamerei Vanessa, perché significa colei che canta, quindi io amo cantare, quindi mi farebbe tanto piacere darle questo nome. Se avessi un bimbo lo vorrei chiamare o Kevin, perché è un nome molto moderno, quindi mi piace, oppure Alessandro, perché la mia cantante preferita è Alessandra Amoroso, quindi mi piacerebbe tanto dargli il nome Alessandro. Quindi se avessi entrambi i sessi, sia femmina che maschio, li chiamerei Vanessa e Kevin, oppure Vanessa e Alessandro. Sabrina Cannone mi chiede: so che magari è presto, ma hai mai pensato al fatto che tu e il tuo ragazzo un giorno vi sposerete? La vostra storia è stata sempre facile o ci sono stati momenti difficili? Sei super bella, mi saluti? Un bacino anche a te, Sabrina. Allora, a me piacerebbe tantissimo sposarmi, ovviamente non ora, ma più in là mi piacerebbe di sicuro. È stato sempre un mio grande sogno, sogno di sposarmi da quando sono veramente piccola. Credo che ogni ragazza sogni l'abito bianco, il classico abito bianco, e di stare per tutta la vita con l'uomo che ama. Riguardo la mia storia, non è stata tutta rose e fiori, ma penso che nessuna storia vera lo sia, perché nelle storie vere si litiga, si bisticcia, si ci prende in giro, magari non so, per mezza giornata non ci si parla, poi però non riusciamo a stare senza sentire l'altra persona o senza vederla e quindi la vai a cercare, è normale. E quindi sì, ci sono i litigi in ogni coppia, come ci sono i litigi tra me e Luigi, però penso che i litigi rafforzino un rapporto. I litigi alla fine ti insegnano a capire nuovi lati della persona che hai di fronte e ti aiutano a maturare, ti aiutano a crescere. Nunzia Lippiello mi chiede: ti piace ballare? Sì, ma quando ballo sembro una foca, quindi sono abbastanza imbarazzante. Il tuo sogno? Il mio sogno è quello di diventare una cantante, però vorrei comunque fare un lavoro, se in caso andasse male la carriera da cantante, vorrei comunque fare un lavoro che mi porti a stare a contatto con le persone, perché mi piace stare in mezzo alla gente, chiacchierare, ridere, scherzare, interagire con le altre persone, quindi vorrei fare qualcosa a che fare con l'arte, ad esempio la presentatrice, appunto la cantante, l'attrice. Questi lavori che mi permetterebbero di esprimermi al 100%. Come hai conosciuto il tuo ragazzo? Luigi, l'ho conosciuto su Facebook.
Perché io ero al mare a Paestum, giù in Campania, lui era a Cerignola in Puglia e quindi lui ha iniziato a trattassarmi di mi piace e quindi si è fatto notare, insomma, e quindi sono andata a sbirciare il suo profilo e gli ho scritto io per prima e da lì è iniziato tutta la nostra conversazione, ci siamo scambiati i numeri, abbiamo iniziato a sentirci. E poi però ci siamo visti a Torino. Chiara Scalia mi chiede: qual è il soprannome che i tuoi amici e amiche ti danno più spesso? Mi chiamano tutti Roby, non ho un vero soprannome. Poi c'è Giulia, una mia amica che ho conosciuto a scuola d'estetica, che mi chiama VIP, ma perché è stupidina lei. Praticamente, ora che sto facendo video, mi sfotte, tra virgolette, mi chiama VIP, ma questi sono dettagli. In genere, nei gruppi di amici e amiche, sei la più piccola o la più grande? Di solito sono la più piccola, nel mio gruppo sono la più piccola, perché sono del 96, quindi ho 18 anni, gli altri invece ne hanno 19, 20, anche di più, mentre io sono la più piccolina. Mi saluti? Ciao, 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 ciao Chiara. Simona Piazzolla mi chiede: se dovessi scegliere un posto per esprimere le tue emozioni, quale sarebbe? Allora, Simona, sceglierei di sicuro un palcoscenico, perché sul palco canto, esprimo me stessa, sono al 100% a mio agio, quindi scelgo un palcoscenico. Marisa Acquaviva mi chiede: se dovresti andare su un'isola sperduta e puoi portare con te solo un oggetto, cosa prendi? Mi saluti, ti adoro. Un bacino a te, Marisa. Allora, porterei la mia trousse di trucchi, ovviamente. Stiamo scherzando, ovvio che porto la trousse di trucchi. Erika Di Serio mi chiede: di solito ti ispiri a qualcuno o a qualcosa per fare i video? Seguo la mia testolina, cosa mi dice lei, faccio. Poi di solito quando mi vengono le idee cerco di fare subito il video, perché sennò mi dimentico e magari non mi ritorna più quell'idea che mi era venuta, quindi è abbastanza complicata come cosa. Poi, hai anche tu un idolo o un attore preferito? Il mio idolo è Alessandra Amoroso, Refa. Mi saluti? Ciao Erika, ciao, ciao. Oddio, mi sto pulendo il naso con la faccia di Alessandra. Giulia Sgroi mi chiede: ti sei mai pentita di lasciare la scuola? Io non ho lasciato la scuola, l'ho semplicemente finita perché il mio percorso durava 2 anni, 2 anni di scuola d'estetica, io l'ho finita, non ho abbandonato la scuola. E forse c'è anche la possibilità di fare un anno extra, un anno in più d'estetica, però bisogna vedere se il corso lo aprono. Io mi sono iscritta, speriamo in bene, così torno a scuola per diventare ancora più brava nel mio settore, cioè l'estetica. Arianna Elena mi chiede: hai un pupazzo preferito? Mostracelo. È sempre il mio tenerissimo Olaf. Rosy Buremi mi chiede: quando hai conosciuto Paola? Paola è una delle mie due migliori amiche, l'ho conosciuta alle elementari. Come si chiamano i tuoi genitori? Mia madre si chiama Luciana e mio padre si chiama Ciro. Ciao Rosy, grazie per le tue domande. Mirko Tamanini mi chiede: cartone preferito da piccola? Sicuramente rispondo Rossana. Amo e amavo Rossana, soprattutto il suo carattere e il suo modo positivo di affrontare le cose. Mai andata allo stadio? Sì, ci sono andata una volta con mio padre a vedere la Juventus, però ero piccolina. Se il tuo ragazzo ti dicesse molla YouTube, tu cosa faresti? Non lo direbbe mai perché lui è felice se io mi diverto e sono felice. Adriana Dior mi chiede: il tuo tatuaggio ha un significato? Sì, il mio tatuaggio ha un significato. Non l'ho fatto né per sfizio né perché va di moda fare i tattoo, ma l'ho fatto in ricordo di mia zia che è mancata per un tumore al seno ed era davvero molto giovane. È una donna piena di forza, è veramente un mito. Veramente, la ricorderò sempre, la porterò sempre sulla pelle. Nancy Flores mi chiede: mai avuto problemi con i bulli? Sì, durante la mia adolescenza, quando ero più piccola, non a scuola non mi è mai capitato, caso raro. Io ero sovrappeso e molte volte quando uscivo per strada venivo comunque sfottuta dalle altre persone, mi ridevano dietro, ero sovrappeso, pesavo molto, ero molto grassottella e comunque alcune persone si basano solo sull'aspetto fisico e di conseguenza a volte nei gruppi ero molto isolata, messa da parte, solo perché magari ero più grassa degli altri, cosa molto insensata perché magari potevo essere la persona più simpatica di questo mondo, però a loro non sarebbe mai importato perché
per loro contava solo un aspetto fisico, sì, e molte persone ancora tutt'oggi sono così superficiali nel giudicare una persona che ha dei chili in più, bene, e non, magari non conoscono la loro storia e non sanno cosa c'è dietro. Comunque sì, ho avuto purtroppo a che fare con questi elementi, ma comunque questi episodi mi hanno insegnato ad essere più forte, a tirare fuori le palle. Giuliana Bagnara mi chiede: qual è stato il momento più bello della tua vita? Il momento più bello della mia vita è stato quando ho veramente realizzato di essere innamorata del mio ragazzo, perché l'amore è una cosa bellissima e quando scopri di essere davvero innamorata di una persona ti senti al settimo cielo, ti senti felice, ti senti rinata. È veramente un'emozione unica. Quando hai capito che stavi maturando e stavi crescendo, ovviamente sono le esperienze a farti crescere, a farti maturare. Sono proprio quei momenti bui e tristi della vita che ti fanno crescere, ti fanno sentire una persona nuova. Sì, ci stai male all'inizio, però poi veramente ti rendi conto che forse quell'avvenimento ti ha fatto cambiare, ha fatto succedere qualcosa dentro te. E diciamo che io dai periodi tristi che ho avuto nella mia vita mi sono sempre rialzata e sono andata sempre avanti col sorriso e ne vado fiera di questo. Alessia Mangano mi chiede: siccome sei di Torino, hai mai conosciuto Favi J? Salutami, ciao Alessia. No, non ho mai avuto l'occasione di incontrare Favi J, ma ho conosciuto Matt e Bise, sono davvero due ragazzi fantastici e molto disponibili. Carmen Tartaglione mi chiede: adesso che hai raggiunto l'obiettivo, cosa ti senti e cosa vorresti fare? Beh Carmen, io non mi sento di aver raggiunto l'obiettivo, anche perché qui sul web faccio video per divertimento, per passione, quindi non mi fisso con degli obiettivi, con delle cifre, non dico cavolo voglio arrivare ai 30.000, non voglio arrivare ai 50.000 iscritti, non voglio arrivare a quello, non voglio arrivare all'altro, perché vivo molto le cose come vengono e non mi pongo dei paletti. Se capita ben venga, sono la persona più felice di sto mondo perché sono sul web per comunicare con voi, per condividere le mie passioni innanzitutto, è una cosa che mi diverte moltissimo, mi piace quando voi mi scrivete i messaggi, volete comunque avere una mia risposta, veramente mi sento molto importante, anche se comunque sono una persona come voi e sono una ragazza comune e non cambia niente tra me e voi. Io sono una ragazza che sta da questa parte dello schermo e voi siete dalla parte opposta e quindi questo legame che ci unisce è molto particolare e se continuerà veramente sarò molto molto felice. È stato bello rispondere alle vostre domande, siete dei gran curiosoni come la sottoscritta, eh? E comunque io alle domande cerco sempre di rispondere in modo serio, quindi scusate se do l'impressione di essere una ragazza troppo posata, però quando mi domandate qualcosa io rispondo in modo veritiero e serio e ci metto il cuore, forse questo si è notato in ciò che dico, nelle risposte che do. Vedo molti video di altri youtubers, dei fuck me con le domande, sono molto molto leggeri, molto simpatici e veramente fanno scassare, però io ho un'altra modalità di rispondere alle domande, risulto molto seria, però vi assicuro che è per rispondere in modo vero e concreto alle vostre domande, in modo che do un'idea di me precisa, ciò che sono, e vorrei che questo dalle mie risposte si capisse. Grazie per aver partecipato e scusate se non ho fatto in tempo a leggere tutte le domande, ma come ho detto all'inizio del video siete tantissimi ogni volta e vi ringrazio. Vedrete che ci saranno altri video del genere, come ne ho fatti anche in passato, quindi tutti avrete modo di comparire nei miei video e tutti avrete modo di ricevere una mia risposta ai vostri quesiti. Un bacino a tutti voi, al prossimo video!